Se davvero abbiamo potuto eh, trarre vantaggio da, da questa situazione, proprio in relazione eh, a, che, a reinterrogarci su che cosa è la paura e eh, la connessione eh, che sempre sta dietro i temi, i temi diciamo, legati all'incertezza, eh, la dimensione della morte. Mm. Eh, questo, questo virus l'ha davvero resa quotidiana. Eh? Siamo andati a vedere tutti i giorni il numero dei morti e abbiamo evitato di chiederci che cosa corrispondesse a quei numeri, che, che, che tragedie, che, che dolori corrispondessero. Allora, ehm, la paura io credo che è qualcosa che accompagna stabilmente eh, il, il nostro modo di, di vivere, per questo che cerchiamo la prevenzione, cerchiamo il controllo, in fondo per esorcizzare la paura. Mm? Eh, allora eh, torno a dire quello che dicevo prima, cioè eh, proviamo a misurarci un po' di più eh, a livello delle nostre risorse, a livello del, della protezione che possiamo sperare. Dai legami eh, provvidenzialmente, appunto, più che dal nostro controllo. Mi sembra questo un punto importante. Eh, siamo esposti, ma non siamo soli. Curare e guarire sono due termini simili, ma profondamente differenti tra loro. Nessuno si salva da solo, è evidente. Il prendersi cura dell'altro, come abbiamo scoperto in questi mesi dolorosi, può rappresentare una chance anche per una nuova convivenza civile, il famoso I care, pensiamo a Don Lorenzo Milani. Certo, eh, il guarire eh, è, come dire, è una domanda, hm? eh, non è una realtà eh, realizzabile, diciamo. Perché si guarisce da qualcosa, ma non si guarisce da, appunto dalle paure, non si guarisce eh, da questo sentimento di eh, essere esposti a, a qualche cosa di in fondo indecifrabile ed enigmatico, eh, non si guarisce, diciamo, dall'essere uomini, per fortuna, eh, mentre il prendersi cura è eh, nell'ordine di. Uh, un, uh, uh, al fondo uh, tocca il nostro modo di legame, i nostri legami, i legami che sono in atto, i legami che verranno, i legami anche uh, che possiamo sentire uh, con uh, esperienze, situazioni che sono relativamente lontane. E, Forse il fatto che questa pandemia sia stata pandemia eh, ci ha quindi la, ha riguardato tutti e tutto il mondo, forse ci fa sentire eh, che occorre l'idea di una cura. Eh, allargata l'idea di, di una cura che è eh, come dire, tessuta dentro lo stesso modo nostro di essere, di essere umani. L'essere umano, in fondo, radicalmente eh, viene al mondo in un essere preso in cura. Mh? Eh, noto di striscio che eh, la permanenza del bambino in uno stato di necessità di, di cure, eh, di accudimento è infinitamente più lunga che per qualunque altro vivente mm? e dentro questa cura passano messaggi che sono legati alla, al modo, a, che sono fondamentalmente legati alla domanda d'amore che anima ehm, tutto il mondo diciamo delle cure infantili che sia esplicito che non sia, che non sia esplicito dunque la questione della cura è la questione fondamentale e che questa sia stata una malattia condivisa diciamo così ha portato ha portato molto più in evidenza mi sembra la necessità di Uh, riflettere su che cosa vuol dire um, curarsi insieme.